chiamo Guido e quella che spunta alle mie spalle è la mia terza figlia, che si chiama Anna e che è anche la cuginetta di una di voi, che è qui in mezzo a voi. Vi racconterò semplicemente la nostra storia, o almeno alcuni pezzettini della nostra storia, che non ha nulla di eccezionale, ve lo dico già, eh? È una storia come ce ne sono tante altre. Anzi, qui dentro ci sono tante storie, ognuna delle vostre storie, che merita di essere raccontata. Io con Anna, non so se avete riconosciuto qualcosa di strano in Anna, a quegli occhietti a mandorla, no, che indicano che non è cinese o giapponese, ma che ha la sindrome di Down. La sindrome di Down, non so se lo sapete, è una condizione genetica, e cioè praticamente Anna ha un cromosoma in più di noi, e questo cromosoma in più porta delle diversità che si possono riconoscere dal suo volto, perché ha questi occhi un po' a mandorla, ma che poi magari portano anche un modo diverso di pensare, un ritardo magari intellettivo, cioè magari in matematica le ci arriva un po' dopo di chi invece magari nella matematica riesce a partire. Comunque sono delle diversità. Allora io volevo dirvi questa cosa che è molto importante. La disabilità di Anna la vedete perché la riconoscete, ma ci sono tutta una serie di disabilità nascoste, e quelle si riguardano tutti, ognuno di noi ha le proprie disabilità, anche il preside, anche i professori, e ognuno di noi, tutti abbiamo che proprio perché sono nascoste, ci hanno sempre insegnato a tenerle ben nascoste. Ecco, io invece ho scoperto che raccontare anche le nostre disabilità, se vi dà fastidio chiamarle disabilità, chiamatele fragilità, chiamatele diversità, cioè quelle cose che non si vedono, ecco, è una delle cose più belle che possiamo fare per far cosa, per incontrare le altre persone. Allora Anna dice, guarda, sarebbe tutto molto più semplice e meno faticoso anche, piuttosto di guardare da qualche altra parte, non incontrare gli sguardi. Cioè con il sorriso, con la leggerezza, poi vi parlerò un po' della leggerezza, e riusciamo a vivere meglio, cioè è quasi un fatto egoistico, si vive meglio tutti. Allora l'invito che vi faccio già da subito è quello, e poi lo rivediamo un pochino, è quello di pensate a dei modi per raccontare buone notizie, le vostre buone notizie, e soprattutto ho visto che avete una meravigliosa spilletta dove c'è un cromino che ride, oppure se lo rovesciate che è triste, no? Ecco, si può sempre scegliere di sorridere, e quindi io vi auguro e vi invito a farlo. E da Anna saluta, ciao ciao, ciao a tutti, ciao ciao, ciao ciao!